Vi porto in Sicilia e immagino che dopo questo servizio di Silvia Andretti vi sarete fatti un'idea più precisa. Guardate. Non si vede perché si devono giustificare ancora l'esistenza di questi privilegi. Sarebbe ora che i signori politici siciliani si mettano in linea con i colleghi del resto d'Italia. E purtroppo siamo speciali anche in questo. Nelle altre regioni d'Italia i vitalizi sono stati tagliati fino al 40%. In Sicilia invece la sforbiciata sarà appena del 9% e solo per 5 anni. Potevano fare un'offerta migliore, cioè un saldo e stralcio vogliono fare. Il disegno di legge, frutto di una intesa fra PD e Forza Italia, arriva dopo 6 mesi di lavori dell'apposita commissione parlamentare. Contro la proposta bipartisan, solo i 5 Stelle e il movimento del governatore Musumeci. In un paese in cui la gente non riesce ad andare in pensione neanche dopo 40 anni di attività, i vecchi dinosauri cercano di tutelarsi a vicenda. È impossibile arrivare alla pensione. Facendo il suo lavoro, poi come tassista, come ci arriverò? Sempre se ci arriverò. Quando si tratta di tagli, esce fuori il suo statuto. Cioè, noi siamo una regione poverissima. Adesso il testo dovrà andare in aula e mentre i suoi firmatari sfuggono alle nostre domande, per l'Assemblea regionale siciliana si avvicina una data cruciale. E se non si approva la norma entro il 30 novembre, la Sicilia rischia di perdere il trasferimento del 20% dei fondi statali, che equivale, secondo gli studi dell'ARS, a 23 milioni di euro. Già, perché un taglio ai vitalizi del 9% e per soli 5 anni non mette la regione al riparo dal rischio di perdere i trasferimenti statali, tanto che le associazioni di consumatori sono pronte ad una class action. Vogliamo inchiodare i parlamentari alle loro responsabilità. La Sicilia non si può permettere di perdere queste risorse. E così la storia infinita dei vitalizi siciliani continua.